Uomini e donne, chi è Federica Versano, la nuova tronista? Uomini e donne sta per iniziare e sono stati finalmente diffusi ed ufficializzati i nomi dei primi tronisti. Con un video di presentazione pubblicato sulla piattaforma di Witty, è stata annunciata la presenza di Federica, la nuova tronista. Sarà proprio lei tra le protagoniste di questa nuova edizione del dating show. Molti telespettatori potrebbero essere felici per questa scelta, considerando che Federica è una vecchia conoscenza per la trasmissione. Federica Versano è la prima tronista in assoluto di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Con l'avvicinarsi dell'autunno iniziano a trapelare i primi dettagli sulla trasmissione e finalmente è stato divulgato il nome di chi siederà sul trono. In molti noteranno che il nome della prima tronista sembra essere familiare. Chi ha già seguito la precedente edizione, infatti, ricorderà che la Versano è stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri. Quest'ultima non è stata scelta ma, essendo stata molto apprezzata dal pubblico, evidentemente la redazione ha scelto di farla tornare, stavolta nelle vesti di tronista. Nel video di presentazione, Federica si è presentata dicendo che molti la trovano antipatica. In realtà le persone pensano questo di lei poiché è una ragazza che non si interessa per nulla al giudizio degli altri. Quando si arrabbia lo fa in maniera molto forte ed ha l'abitudine di andare su tutte le furie. La nuova tronista ha precisato che, però, basta poco per esserle amica e vale lo stesso per essere nemica. Federica ha anche aggiunto che ritiene di essere una persona fondamentalmente buona anche se questo non significa che è fessa. Sempre nel video di presentazione, la Versano ha detto che ormai è pronta ad intraprendere una nuova relazione. Infatti, se vede la lealtà che sta cercando è pronta a dare tutta se stessa. Ovviamente spera che succeda proprio questo, durante la sua esperienza a Uomini e Donne. Federica Versano è stato un volto noto dell'ultima edizione del dating show ed è finita al centro dell'attenzione anche per via della sua vita privata, abbastanza travagliata. La nuova tronista ha 28 anni, è nata nel 1993 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La Versano ha raccontato nel video di presentazione di aver dovuto affrontare la perdita del padre in giovane età. Infatti aveva soltanto 8 anni e la cosa l'ha fatta soffrire molto. Ha dovuto abituarsi al distacco e molte cose le sono mancate, per questo motivo ha avuto in mente l'idea di costruirsi una famiglia fin da giovane. Effettivamente poi le cose sono andate così e, come si è discusso durante la precedente edizione di Uomini e Donne, Federica Versano è mamma di un bambino di quasi 3 anni. La nuova tronista ha spiegato di aver fallito nel desiderio di avere una famiglia, perché purtroppo la sua relazione con il compagno è naufragata. Per questo motivo si è trovata a crescere suo figlio da sola, ma ciò non significa che stia cercando un padre per il bambino. Sta cercando un compagno a cui dare tutto e da cui vuole ricevere tutto. Vuole trovare un uomo che la faccia ridere ma, allo stesso tempo, non vuole che sia uno sbruffone. Le emozioni le mancano da qualche tempo e perciò, come annunciato nel video di presentazione, desidera ritrovarle. Allo stesso modo lei ritiene di essere una persona fatta di istinto puro, che mette tutto il cuore in ciò che fa. Ora, però, ha imparato a contare fino a 10 ed è pronta a trovare l'uomo della sua vita da Maria De Filippi. Voi che cosa ne pensate? Siete felici di rivedere Federica Versano, stavolta nelle vesti di tronista, o avreste voluto vedere un volto nuovo? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.